Quando la nostra casa è ben organizzata, ogni angolo, ogni cassetto, ogni armadio, questo è benessere, è gioia, è felicità. Oggi copio alcune idee dall'IKEA a casa mia, vediamo cosa esce e alcuni me li invento io. Evviva l'organizzazione! Io ti saluto e benvenuti sul mio canale. Sulla novità di IKEA hanno portato questi lampadari molto carini. Io sono molto più colpita di questi beige. Quando sono entrata in questa stanza ho subito notato un'accoglienza, calore. Ho avuto una bella sensazione. L'ho portato a casa mia, vediamo cosa esce. Allora, questo è il mio lampadario di prima, in vetro, che è comunque un materiale freddo. E adesso guardate come basta cambiare un piccolo elemento e già la nostra casa diventa molto più accogliente, molto più calorosa. Il binario estraibile interno dell'armadio di IKEA. L'IKEA lo presenta così, in due colori, uno bianco e uno grigio verso il nero, un grigio scuro. IKEA lo presenta come un portasciarpe, vedo. Io l'ho preso assolutamente per un'altra cosa. Dove il mio armadio all'entrata, all'ingresso, vedete c'è un po' di spazio libero. Io l'ho fisso lì e dopo capirete il perché. Eh sì, ho fatto una specie di porta ombrelle, giustamente quando sono già asciutte. In questo modo il mio ingresso rimane sempre in ordine e non vedo tutti gli ombrelli davanti. Questo scaffale è un modo molto economico e l'IKEA lo presenta come se volete dividere la cucina di soggiorno. È un'idea veramente molto economica e anche un salvaspazio in cucina, perché noi in questi quadratini possiamo mettere qualcosa, quello che teniamo in cucina, giusto per eliminare un po', liberare, scusate, un po' di spazio. Guardate, io l'ho portato questo piccolo dai miei bambini, giusto per farvi vedere come si può vedere. Giustamente voi volendolo potete prendere anche più grande, basta mettere un fiore, qua rotolo un po' di asciugamani per asciugare i piatti, i bicchieri a portata di mano. Ve lo farò vedere in diversi modi, adesso in piedi e dopo lo giro. Altre idee di IKEA che secondo me sono un po' non desiderate, almeno da me, ci sono questi armadi sopra al letto, queste mensole che stanno tutti sopra. Guardate, vi dico che io quando li vedo mi viene l'ansia. Ad esempio anche questo armadio grande sopra al letto così, perché queste sono delle idee che io non li posso ripetere a casa mia. Allora andiamo avanti con appenditutto, è un colore beige in legno molto molto carino. Allora, l'IKEA ho visto che l'aveva messo in bagno come portasciugamani, io l'ho messo qua sulla porta e possiamo lasciare il nostro accappatoio, la vestaglia, che comunque è molto carino. Andiamo avanti, c'è questa scala decorativa che è molto bella e con lei veramente possiamo fare tante cose, però costa 45 euro, secondo me non sono tanti ma tantissimi. Con l'IKEA lo presenta più o meno così, io questa scala provo a farla da sola. I materiali che ho comprato, tutto quello che mi è servito mi è costato 12 euro. È molto molto facile da fare, ho preso le misure dall'altezza, dopo prendo le misure da larghezza, li taglio, dopo li fisso.
Secondo me la cosa più carina da fare è prendere queste vite non troppo lunghe, ciò che li fissa ma che non va dall'altra parte, che non sono fino in fondo, non li fissa, così loro non escono fuori. E li montiamo, li fissiamo dall'altra parte da rovescio, così quando noi giriamo la scala non si capisce neanche dove sono state messe le vite e ti dà come tipo l'impressione che sono stati messi con la cola. Ho fissato anche due portatutto, attaccatutto, quelle che Ikea presentava come portasciugamani in cucina. Adesso guardate questa scala, veramente sarei stata qua 2 ore a fare il video con quello che possiamo fare con lei. Possiamo metterla a un ingresso, lo possiamo personalizzare, dipende dai vostri gusti, dipende di che persona siete, dipende da la vostra originalità e tutto. Ad esempio, se vogliamo un stile così più romantico, mettiamo, non so, un capello, qua ho messo sopra anche le chiavi, portachiavi, o ad esempio se siete in affitto e non volete spendere soldi per un armadio che magari dopo non lo portate via con voi, allora mettiamo una cosa così all'ingresso, tipo mettete lì la sciarpa e tutto, o se no avete magari una terrazza piccola, un giardinetto, ecco, possiamo fare anche una cosa garden, così la possiamo mettere con le luci, con una coperta, creare un'atmosfera in casa adesso che arriva il Natale. Ad esempio in quell'astuccio là ho messo la piastra, possiamo mettere, non so, per fare la barba. E, ripeto, se non avete spazio in bagno, se siete in affitto, non volete bucare i muri, ecco, una scaletta così può essere una soluzione. O possiamo anche di nuovo decorarla con un po' di luce, createvi una bella atmosfera per voi dopo una giornata piena di lavoro. L'IKEA è molto apprezzata anche per le sue piantine artificiali. Se magari volete un po' di verde in casa vostra, ma non amate prendervi cura delle piante o semplicemente non avete il tempo, vi dimenticate, o magari c'è un posto buio, ecco, un po' di verde fa sempre una bella casa. Questi invece l'IKEA li presenta come porta spezie, ma io adesso vi faccio vedere come possiamo fare. Se lo giriamo in questo modo, possiamo mettere tipo qua dei libri, qualche quadro, foto. Invece se lo giriamo dall'altra parte, ecco, possiamo creare così un angoletto dove ti lasci occhiali, anche sopra possiamo mettere qualche elemento decorativo, tipo il capello, la borsa. Torniamo come porta spezie. Allora io ho pensato questo di farla più grande, l'ho fisso in questo modo e adesso sì che c'entrano più spezie qua dentro ed è molto bello perché questo colore così naturale mi piace molto e creiamo il nostro angolo delle spezie. Queste retine sono di un designer favoloso, mi piace molto anche i colori, anche veramente sono bellissime. IKEA ho visto che tiene dentro una palla per i bambini, che viene dopo attaccata al muro, o anche i giocattoli per i bambini possiamo mettere. Io ho pensato di mettere dentro cipolla, patate, possiamo mettere dentro arance, possiamo mettere di tutto, carote, zucchine, e li mettiamo così in verticale, è molto carino. IKEA ama molto presentare i suoi armadi organizzati con queste ceste sotto i vestiti, che in queste ceste
possano, ecco, mettere anche altre cose. Ci ho provato anche io e veramente funziona. Ho messo questi contenitori, questi organizer sotto. In questo modo recuperiamo spazio, sta tutto ordinato. Ad esempio, in una cesta più grande possiamo tenere i nostri sciarpe o i nostri maglioni, quelli più grossi. E sì, mi piace questa idea. In questo modo possiamo anche risparmiare di non mettere un altro cassettone, ad esempio, all'interno del nostro armadio. Andiamo avanti. In verticali, questi con le tasche, non so come chiamarlo. Io da tanto che lo volevo prendere e finalmente l'ho preso, solo che non ho trovato il colore bianco, ma non importa. Qua dentro metto le sciarpe, guanti. Se lo mettiamo in armadio di un bambino è ottimo. In questo modo io ho liberato il cassettone dove era pieno con le sciarpe, guanti, berete. O possiamo anche mettere dentro le nostre cose da adulti, ad esempio se c'è qualcosa che non riescono a stare piegati, magari che sono lisci, tipo, e non si, comunque non si piegano, allora li mettiamo lì. Guardate questo binario, se lo posso chiamare così, è una salvezza per tanti di noi, soprattutto anche per me. Finalmente l'ho preso, allora l'ho fissato qua, in armadio. Lo lasciamo all'esterno, guardate, se è il bambino o anche noi adulti. Siamo andati fuori, no? E quei vestiti là, non li mettiamo giustamente in armadio, bisogna lasciarli tipo sulla sedia e si vede tutta la stanza brutta. Invece noi se li lasciamo così, una non si distirano, due non li mettiamo nel nostro armadio e rimangono anche molto più organizzati. Allora andiamo avanti, questo, come posso chiamarlo? È un vassoio. E adesso che arriva l'autunno, pioggia, l'inverno, possiamo mettere così le scarpe sopra, così non si sporca il nostro pavimento e rimane la nostra casa più pulita. Questa cesta IKEA lo presenta come portaimmondizia. Si attacca lì sulla porta all'interno dove tenete il lavabo. Allora io direi questo, qua dentro possiamo comunque mettere mele, patate e carote, però un'idea è anche questa, l'ho fissata nella lavanderia, sempre abbiamo il problema dei calzini, che quando devo fare la lavatrice sono andato con i calzini, devo andare lì a cercarli dappertutto. In questo modo possiamo dire metterli direttamente qua e anche il bambino impara. Per i cattivi odori possiamo mettere ad esempio una federa che non usiamo più e rimane lì chiuso. Quando dobbiamo fare la lavatrice con i calzini è già lì. Ti ho presentato alcune di queste idee, se ti piace queste tipologie di video, ti invito a iscriverti al mio canale per non perdere altri video interessanti come questo. Io ti saluto e a presto. Ciao ciao!